Buonasera, benvenuti in diretta dalla Pallazzoli di Battipaglia. Tra pochi minuti la sesta giornata del campionato di campionato regionale Divisione 1. In campo i padroni di casa della OMEPS, l'ortopedia Medical Tech Agrivit, nuova CTA Battipaglia, contro la Polisportiva Basket Vesuvio. E la sesta giornata, Battipaglia ha 2 vittorie e 3 sconfitte, 2 vittorie interne e 3 sconfitte esterne. Vesuvio ancora ferma a 0 vittorie in campionato. Vediamo se Battipaglia riuscirà anche oggi a mantenere inviolato il parquet amico. Tra poco i quintetti in campo. Gli arbitri dell'incontro: il primo arbitro il signor Andrea Iorio di Napoli, il secondo arbitro il signor Enrico Maria Esposito di Angri. I due coach, quello di Battipaglia, ormai lo conoscete, Vincenzo Della Pietra, il coach della Polisportiva Basket Vesuvio e coach Barone. Battipaglia in campo con il numero 8 Simone Pepe, con il numero 13 Niccolò Volpe, con il numero 18 Francesco Ambrosano, il capitano, con il numero 25 Gianluca Carfora e con il numero 30 Francesco Altavilla. Ci sarà un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione in Toscana. Poi vi diremo anche il quintetto della Polisportiva Basket Vesuvio. Per quanto riguarda la Polisportiva Basket Vesuvio, abbiamo visto che il numero 68 Mazza con il numero 20 Veneziano, poi pian piano vedremo gli altri, con il numero 13 Molisso, con il numero 7 Lella, ne manca uno, dovrebbe essere Ventresca con il numero 6, palla a 2. Il primo possesso è ospite, attacca la pallacanestro Vesuvio con il numero 20 Veneziano, che realizza i primi 2 punti dell'incontro. Vantaggio esterno quindi subito all'inizio di questa partita. Pepe per Niccolò Volpe, si abbassa Carfora, riceve, non riceve, riceve adesso il 25, cerca un Ambrosano, la palla ritorna nuovamente da Volpe per Altavilla, che può attaccare il tiro sbagliato, ma subisce fallo il numero 30 di Battipaglia. Saranno quindi 2 liberi per Francesco Altavilla. Sbaglia il primo. Realizza il secondo. Si muove il punteggio anche per Battipaglia, 2-1, avanza la pallacanestro Vesuvio. Subito Veneziano, palla schiacciata a terra, l'assist per Mazza, la tripla del 68 sbagliata, la palla è troppo lunga, esce fuori, rimessa in fase difensiva per Battipaglia con Niccolò Volpe, che serve Simone Pepe.
sfrutta il blocco di Ambrosano, anche se passa lontano dal blocco, servito Carfora nuovamente per Altavilla, si cerca, stavolta viene trovato Ambrosano, si gira, il tiro è sbagliato, il rimbalzo però è di Carfora che pesta però la linea bianca. Ambrosano in questo caso marcato da Lella. Ventresca serve Molisso, la palla adesso è nelle mani del numero 20 veneziano che subisce il fallo di Gianluca Carfora, primo fallo per Carfora, primo fallo per Battipaglia, rimessa laterale per la pallacanestro Basket Vesuvio, la polisportiva Basket Vesuvio con Mazza che serve ancora Veneziano, vediamo se viene servito Mazza, Veneziano va da solo, il tiro è realizzato, quarto punto per il Basket Vesuvio, quarto punto targato veneziano, 4-1 il parziale, a 8:30 da giocare in questo primo quarto. Altavilla si abbassa e riceve Ambrosano per Volpe, ci pensa un attimo alla tripla, poi non tira, ferma il palleggio, se la chiama Carfora, cercato sotto Ambrosano che di forza tira, sbaglia, poi recupera lui stesso il rimbalzo e realizza i primi due punti. Ventresca ferma il palleggio, la riceve nuovamente da Veneziano, aspetta l'uscita da parte del numero 13 Molisso, lo scarico ancora fuori per il tiro da due sbagliato di Lella, contropiede di Volpe, canestro e fallo, il fallo è del numero 7 Lella, tiro libero aggiuntivo per Volpe, è il secondo fallo per Lella che deve lasciare il terreno di gioco al numero 77 Perrella. Niccolò Volpe porta in vantaggio Battipaglia e avrà il tiro libero aggiuntivo per provare a portare i suoi a più 2. Lo realizza Volpe, il gioco da 3 punti, 6-4. Corre sul basket Vesuvio, la palla arriva nelle mani di Veneziano che attacca Altavilla, arriva fino in fondo, c'è la stoppata ma il fallo è di Altavilla che si accusa immediatamente, anzi no, è di Simone Pepe, primo fallo per Pepe, sono due liberi per Veneziano che sbaglia il primo. Realizza il secondo, 6-5 il parziale, quinto punto per Veneziano, quindi Battipaglia 6, Veneziano 5. Pepe ferma il palleggio, Ambrosano gli restituisce il pallone, attacca Simone Pepe e c'è infrazione di passi, giusta la chiamata del signor Esposito. Recupera palla quindi il basket Vesuvio con Veneziano che serve Mazza, si abbassa Molisso ma non riceve, ancora Mazza, e qui forse c'era fallo su Ventresca, si chiudono le maglie di Battipaglia, la palla esce fuori, o era passi o era fallo, palla recuperata da Battipaglia, Pepe sceglie Ambrosano, Altavilla per Volpe, arresto, tiro immediato di Nick Volpe, quinto punto per lui, 8-5 più 3 Battipaglia, massimo vantaggio. Ventresca attaccato da Altavilla, si apre Molisso che decide di attaccare Ambrosano, il tiro sbagliato, il rimbalzo del capitano di Battipaglia, poi corre lo stesso Ambrosano, serve Volpe che sbaglia, il pallone finisce nuovamente nelle mani di Volpe, Altavilla per Carfora, si cerca Ambrosano, riceve il capitano che attacca, si gira, arresto, tiro sbagliato, il pallone è nelle mani di Carfora che di tabella realizza
i suoi primi due punti, più 5 Battipaglia, 10-5, a 6 minuti da giocare in questo primo quarto. Ancora un tiro sbagliato, cercavano ancora falli, fallo quelli ragazzi di coach Barone, in questo caso il numero 20 veneziano. Altavilla decide di attaccare, perde palla, prova a recuperarla stesso lui, alla fine la recupera Mazza, anzi no, è Pepe, possesso alternato, premia Battipaglia. Pepe per Volpe, ancora per Pepe, chiama lo schema al numero 8, tiro da 3 sbagliato, Carfor ancora al rimbalzo, servito Altavilla, può tirare Volpe, la tripla sbagliata, è ancora Carfora, però la palla esce nelle mani di Veneziano, recupera, anzi no, c'è il fallo di Altavilla, non la fischia. La cosa strana è che non l'ha fischiata l'arbitro Coperto e non l'arbitro signor Esposito, l'ha fischiata Andrea Iorio, non il signor Esposito che aveva la visuale davanti. Ha visto qualcosa lui, giustamente. È entrato Tiberio per Battipaglia al posto di Altavilla, cercato Molisso, palla fuori per la tripla sbagliata, il rimbalzo è di Simone Pepe, fa correre Volpe per Tiberio, Ambrosano, la palla fuori, la tocca Perrella, rimessa in attacco per Battipaglia con 17 secondi da giocare sul cronometro dei 24, rimessa per Tiberio, di Tiberio per Volpe, Ambrosano manda via Carfora e aspetta Pepe che attacca, penetra, arriva fino in fondo, gran canestro di Simone Pepe, primi due punti per lui, 12-5, 7 i punti di vantaggio per Battipaglia. Palla schiacciata a terra, la capisce le intenzioni Carfora, anticipa quindi Perrella, poi ancora Pepe in slalom, realizza il suo quarto punto, time out coach Barone, 14-5 più 9 Battipaglia, massimo vantaggio, ma dal 6-5 è un 8-0 il parziale per Battipaglia. Si rientra dal time out, vediamo i quintetti, Battipaglia solo con il cambio di Tiberio al posto di Altavilla, Vesuvio con Mazza, la pressione di Battipaglia è veramente incredibile, la stoppata fallosa su Gianluca Carfora, forse è qui, bello, è vero che come dico sempre io, è facile parlare facendo la telecronaca, viene fischiato fallo, no, anzi no, perché l'ha rimessa, se era fallo erano due tiri per Battipaglia, quindi viene chiamata la palla fuori, avanza ancora Pepe che sbaglia, tre giocatori del basket Vesuvio, il rimbalzo, contropiede di Ventresca, forse qui c'è la passi, il rimbalzo è ancora di Veneziano,
che ha realizzato fino adesso tutti i punti per il basket Vesuvio. Volpe, Carfora ci pensa un attimo, poi sbaglia, la recupera Veneziano che corre, serve Perrella per Mazza, la tocca Volpe, alla fine proprio per Mazza a far uscire fuori il pallone, rimessa per Battipaglia, esce, escono Simone Pepe e Gianluca Carfora, entrano in campo con il numero 1 Alessandro Pisapia e con il numero 19 Francesco Gorga. Rimessa a Battipaglia in fase difensiva, 3:28 da giocare, 14:7 il punteggio, servito Tiberio. Volpe attacca, subisce il fallo, anzi no, c'è fallo in attacco, blocco in movimento di Ambrosano, entrato anche con il numero 90 Stingone per il basket Vesuvio. C'è tecnico ad Ambrosano. Esce proprio Ambrosano. Torna in campo Gianluca Carfora. Sarà Ventresca al tiro libero realizzato. La palla rimane nelle mani della squadra ospite. Mazza serve, qui forse ce la fa lo blocco, troppa frenesia adesso in campo per Battipaglia. Gorga sbaglia il tentativo di assist per Volpe. Ventresca attacca, arresto, tiro sbagliato, si lotta al rimbalzo, Carfora la recupera, serve Tiberio, l'apertura è per Volpe che tira, sbaglia, Pisapia recupera il pallone, altra palla persa da Battipaglia, corre Molisso, il tiro è sbagliato, il rimbalzo è di Veneziano. ...14-10... time out Battipaglia, 2:46 da giocare. Dal più 9 adesso Battipaglia si trova più 4. Basket Vesuvio ha recuperato con molta calma 5 punti. Si rimetterà in fase difensiva. Volpe. Serve Tiberio. Che attacca, penetra, lo scarico per Gorga. 8 secondi per chiudere l'azione. Gorga penetra e realizza. Chiude il parziale di 5-0 della Basket Vesuvio. Nuovamente più 6, zona per Battipaglia, c'è il fallo di Tiberio, primo fallo per Tiberio, liberi ancora in casa. Basket Vesuvio. Sarà Mazza che realizza il primo. Sta per tornare in campo Altavilla per Battipaglia. Realizza il secondo, il numero 68 del basket Vesuvio. Esce Niccolò Volpe, entra Francesco Altavilla. La curiosità è che dal campo per la Basket Vesuvio segna solo Veneziano. Altavilla, arresto, tiro,
sbaglia il rimbalzo e di Veneziano, contropiede, ancora il tiro realizzato dal numero 35 Riccardi. E il basket recupero è a meno 2, Pisapia si incarta, poi riesce ad uscirne vincitore da una situazione difficilissima. Un minuto e mezzo da giocare, il tiro completamente sbagliato, il rimbalzone di Gorga che serve Tiberio, può darla ad Altavilla, decide di andare da solo, subisce il fallo. Battipaglia quando corre è imprendibile. Due liberi per Claudio Tiberio, realizza il primo. Sbaglia il secondo, il rimbalzo è di Carfora che serve Pisapia, che decide di attaccare, ancora per Carfora, il tiro è realizzato da Gianluca Carfora, è il suo quarto punto, 21-14, nuovamente più 7 per Battipaglia. Riccardi, serve Mazza, il tiro è sbagliato, Pisapia recupera il pallone, serve Altavilla, poi la palla nelle mani di Tiberio. Carfora per Gorga che spara la tripla dal nulla, corta Altavilla, tocca il pallone, palla persa da Battipaglia, rimessa per Veneziano che attacca, si trova davanti Carfora, riesce a servire Stingone, nuovamente per Riccardi, Stingone per Veneziano, la tripla sbagliata, il pallone finisce nelle mani di Claudio Tiberio che serve Gorga, è 1 contro 4, si deve fermare giustamente, poi trova lo spazio, arriva fino in fondo, subisce il fallo, ci saranno due liberi per Francesco Gorga, il fallo dovrebbe essere del numero 6 Ventresca, due liberi per Gorga, poi 23 secondi e un decimo per il basket Vesuvio per chiudere il primo quarto. Due su due, quarto punto anche per Gorga, Veneziano 23-14, nuovamente più 9 per la compagine di coach Della Pietra. Stingone attacca Gorga, arriva fino in fondo, il tiro è sbagliato, il rimbalzo è sempre lui, Veneziano. Altavilla spara la tripla, finisce il primo quarto 23-16. Sono un punto per Claudio Tiberio, 2 per Pisapia, 4 per Simone Pepe, 5 per Nicola Volpe, 2 di Ambrosano, 4 di Gorga, 4 di Carfora e 1 di Altavilla. Per quanto riguarda la polisportiva basket Vesuvio, un punto di Ventresca, 11 di Veneziano, 2 di Riccardi e 2 di Mazza.
faranno nuovamente il loro ingresso in campo. Le due squadre. Attivaglia che fa entrare anche Mattia Alfinito. Questo inizio di quarto. Stingone, palla schiacciata a terra per Molisso, fuori ancora per Riccardi, lo scarico, la palla viene recuperata però da Niccolò Volpe, che serve Claudio Tiberio. Gorga per Altavilla, c'è fallo in attacco, blocco in movimento probabilmente del numero 90, primo fallo per lui. Riccardi attaccato da Altavilla, riesce a superarlo, la palla arriva facilmente, poi la tripla sbagliata, tre giocatori di Vesuvio, del basket Vesuvio, al rimbalzo ma esce vincitore Tiberio, che perde il pallone, la recupera Mazza, che serve Stingone, ritorna Tiberio, palla che rimane in attacco. Si abbassa Veneziano, riceve il numero 20, sfrutta il blocco di Stingone, poi passa, anzi non riesce a passare. Stingone spara la tripla, sbagliata, la palla nelle mani di Altavilla che fa correre Gorga, non si accorge però del pallone. Palla persa ancora da Battipaglia. Veneziano, queste sono le occasioni che Battipaglia in contropiede non deve lasciarsi sfuggire. Ritorna in campo, anzi chiedo scusa, è più 6, sì, è più 7 adesso il vantaggio. È da 23-14. Ritorna in campo il capitano per Battipaglia. Veneziano attacca, alza la parabola, è ancora a realizzare. Sono 13 per Veneziano. Nel primo quarto, grande giocata di Altavilla, di Volpe per Altavilla, terzo punto per Francesco Altavilla, 25-18 il parziale, 8-20 da giocare in questo primo tempo. La palla arriva a Molisso, cortissimo il tiro, però il più lesto è ancora Riccardi. Stingone, tiro sbagliato, il rimbalzo di Altavilla che decide di andare a giocarsela da solo, supera la metà campo, serve Volpe, poteva servire Ambrosano, invece spara la tripla corta, Veneziano va al rimbalzo, Molisso, la palla ancora nell'angolo per la tripla sbagliata, Mazza recupera il rimbalzo, si rischia di perdere palla, il più lesto è Niccolò Volpe che può servire al finito, Niccolò Volpe invece va da solo. Settimo punto per Volpe, 27-18, nuovamente più 9. Nuovamente massimo vantaggio per Battipaglia, sempre più 9. Stingone attacca Ambrosano, il tiro è sbagliato. Tiberio recupera il rimbalzo, corre, subisce il fallo di Mazza. Vediamo per Mazza che fallo è, esce il 68, qui dovrebbe essere almeno il secondo fallo, anzi no, è time out. Però il primo fallo di Mazza, escono Mazza e Stingone. Ritorna, entra in campo Rinaldi e poi ritorna in campo anche Lella. Volpe rimettere la palla in gioco per Ambrosano, abbassa e riceve Simone Pepe che è entrato al posto di Tiberio, è entrato anche Barretta. Qui Volpe nel tentativo di servire Altavilla, Altavilla gli sfugge la palla dalle mani, sono usciti Tiberio
e Gorga. Riccardi attacca Barretta, è 1-3-1 sempre per Battipaglia. Veneziano, pericolo numero 1, visto i 13 punti fino adesso realizzati. Si trova Lella da solo sotto il canestro, realizza i suoi primi 2 punti. Ambrosano non può far fallo e quindi realizza, si abbassa e riceve Barretta proprio dal capitano. Volpe, cercato e trovato Ambrosano, chiuso da 4 maglie arancioni, però Ambrosano riesce incredibilmente a tenere il pallone e a subire il fallo. Ancora una volta Ambrosano lotta come un leone. C'è cambio, esce Lella, forse con 3 falli o il secondo fallo, perché logicamente non ho visto la paletta alzata. Realizza il primo Ambrosano. Realizza il secondo e il quarto punto per lui. Esce Altavilla, ritorna in campo Carfora. Fa girare molto i suoi ragazzi. Coach Della Pietra, l'unico per il momento a non essere entrato è il numero 00 Samuele Volpe. Zona 1-3-1 ancora per Battipaglia. Veneziano spara la tripla, corta la palla nelle mani di Volpe, che poteva servire Barretta, invece subisce il fallo del numero 11 appena entrato Esposito. Terzo fallo di squadra per la Basket Vesuvio. Cercato e trovato ancora una volta Ambrosano, che attacca, arriva allo scarico per Pepe, palla difficile fuori per Volpe, ancora per Pepe, brutta circolazione di palla per Battipaglia, poi la tripla di Nick Volpe, primo giocatore di Battipaglia ad andare in doppia cifra, più 12, nuovo massimo vantaggio per l'OMEPS, l'Ortopedia Medical Tech Agrivit, nuova CTA Battipaglia, 5.44 da giocare. Veneziano riceve, Esposito, ancora Veneziano, lo scarico per il tentativo di scarico per Rinaldi, la palla viene recuperata alla fine da Volpe, Barretta, serve Carfora che realizza. ...34-20... Esposito, servito Molisso, la palla fuori, la tripla corta, Carfora arriva a recuperare il pallone e serve Simone Pepe, ancora Carfora, cercato e trovato Barretta, il tiro sbagliato, sfortunato il numero 34 di Battipaglia. Molisso recupera il pallone, Esposito, palla schiacciata a terra per Riccardi, si muove Veneziano, nuovamente Esposito, sempre per Riccardi, palla schiacciata a terra, Rinaldi, la tripla corta, lo stesso 17 recupera il pallone, attacca Ambrosano, il tiro è sbagliato, è sfortunata qui però il basket Vesuvio, servito Ambrosano da un bellissimo assist di Simone Pepe, sesto punto di Ambrosano, time out per la squadra ospite, 36-20 il parziale di questo secondo quarto, quando mancano alla fine del primo tempo 4 minuti e 29 secondi.
e si riprende con la rimessa in fase difensiva per il basket Vesuvio con Esposito. 3-6-2-0, 4-29 da giocare in questo primo tempo. Riccardi allunga la difesa Barretta, Molisso nuovamente Esposito, ci pensa per un attimo la tripla, la palla poi a Veneziano che la spara e la realizza. Allunga anche la difesa il basket Vesuvio, la palla è nelle mani di Barretta, 36-23. Pepe attacca, lo scarico per Ambrosano, quasi autocanestro. La palla rimane però a Molisso che serve ancora Veneziano in corsa, si gira il 20, sbaglia, Carfora recupera il pallone, chiedeva fallo. Veneziano, forse giustamente c'era, è entrato anche Samuele Volpe che attacca il canestro, sbaglia. Vantaggio anche per il numero 0-0 di Battipaglia, la tripla sbagliata ancora di Veneziano, il rimbalzo di Carfora che serve Pepe, grande giocata per Volpe che invece di andare su decide di farsi far fallo. Sono due liberi per il numero 0-0, 3-18 da giocare. Attenzione perché il signor Iorio si sta parlando con la panchina del basket Vesuvio perché secondo il suo avviso Veneziano si è gettato a terra. Samuele Volpe realizza il suo primo punto. Uno su due, Esposito va al rimbalzo, servito Rinaldi che attacca Pepe, la palla fuori ancora per Esposito, spara la tripla corta, è lo stesso 11 a recuperare il pallone, alla fine però gliela scippa il numero 8 che poi nel tentativo di servire Volpe serve invece Coach Della Pietra. Il basket Vesuvio recupera nuovamente il pallone, più 14 per Battipaglia. Riccardi per Esposito, perde palla il numero 13 Molisso, Pepe rischia di fare la stessa fine, si accorge che Veneziano gli stava arrivando dietro, attacca Battipaglia adesso, più 14 palla in mano per la compagine di Della Pietra. Carfora può servire Ambrosano, decide di giocare per Barretta che non tira, Ambrosano a 4 secondi dalla fine, il capitano realizza la tripla della più 17, nuovo massimo vantaggio per Battipaglia. Molisso rischia di perdere palla, attaccato da Samuele Volpe, Esposito ancora per Molisso che attacca Ambrosano, non deve commettere fallo il capitano. Veneziano assist, la stoppata di Carfora, poi ancora Molisso che allo scadere dei 24 realizza. Tiberio, anche il basket Vesuvio inizia con una difesa allungata, poi ritorna sui suoi passi, ancora per Samuele Volpe che penetra fuori per Barretta, spara la tripla, il 34 lunga, si lotta, finito a terra Tiberio nel frattempo, anzi era Pepe non Tiberio che rientra. Molisso, la palla fuori per Rinaldi, servito ancora Veneziano, il tiro corto, la palla nelle mani di Emilio Barretta che serve Simone Pepe. 1-15 alla fine del primo tempo, una Battipaglia che non deve poi calare di ritmo nel secondo tempo, perde palla Battipaglia, si corre con Veneziano che subisce la stoppata fallosa di Simone Pepe. Cambi, escono giustamente capitano Ambrosano con due falli a carico e un ottimo Emilio Barretta.
tornano in campo Gorga e Tiberio con Veneziano. Che segna con questo 2 su 2 il suo 18° punto. Segna Veneziano 18 su 27. Praticamente sta segnando solo lui. Sembra difficilissimo fermarlo. Carfora riceve da Pepe, anzi da Tiberio, riceve adesso Simone Pepe, la gran palla di Pepe per Carfora. Oggi Pepe, oltre a realizzare punti importantissimi, sta veramente regalando assist a go go. Per il momento è difficile scegliere tra Niccolò Volpe e appunto Simone Pepe. Intanto Volpe Samuele realizza il 44-27, nuovamente più 17. Rischia di perdere palla il basket Vesuvio, la tripla di Esposito allo scadere, finisce il primo tempo 44-27 per Battipaglia, 9 punti fatti, fatti segnare 11 punti alla compagine vesuviana. Sono 21 quelle di Battipaglia in questo quarto, quindi 3 punti per Samuele Volpe, 1 per Claudio Tiberio, 2 per Pisapia, 4 per Simone Pepe, ma tanti assist. 10 per Niccolò Volpe, 9 per Francesco Ambrosano, 4 per Francesco Gorga, 8 per Carfora, 3 per Altavilla e 0 per Barretta. Ed al finito, non è entrato per il momento, l'unico a non essere entrato in campo è Luca Fabiano. Dall'altro lato Ventresca un punto, Lella 2, Molisso 2, 18 per Veneziano. Chissà se riuscirà a mantenere una percentuale così alta. 2 di Riccardi, 2 di Mazza. Noi ci risentiamo fra 10 minuti circa. E la curiosità, 66% dei punti segnati dal basket Vesuvio, realizzati appunto il numero 20.
riparte. Con Battipaglia avanti di 17. Quintetti in campo, Vesuvio con il 6, Ventresca, sarà rimessa per Battipaglia intanto. 68 Mazza, 20 Veneziano, abbiamo visto 77 Perrella, e con il numero 13 Molisso, Battipaglia con Pepe Altavilla, Volpe, Ambrosano e Carfora. Pepe serve Altavilla, ci pensa un attimo, si ferma, serve Ambrosano attaccato da Ventresca, servito Pepe che decide di attaccare, lo scarico per Altavilla, extra pass per Volpe, la tripla corta, il rimbalzo finisce nelle mani di Perrella, che nel tentativo di rincorrere la palla esce fuori e rimane in attacco così il basket Vesuvio con Veneziano. Servito Ventresca, la palla toccata da Altavilla, sarà ancora rimessa per gli ospiti. Mazza serve Ventresca, si abbassa Parrella, il blocco per Veneziano che spara, Ventresca che spara la tripla sbagliata, non arriva nemmeno al ferro. Ambrosano per Simone Pepe, allunga la difesa Coach Barone, con Mazza che attacca Pepe, servito Volpe, tentativo, la palla arriva nelle mani di Ambrosano che arresta a tiro, la palla non arriva nemmeno al ferro, tocca il tabellone, Veneziano attacca Volpe, si deve fermare. Attipaglia non deve pensare di aver vinto la partita, perché Ventresca in questo caso realizza la tripla, il suo quarto punto, è meno 14. Altavilla attacca, serve Ambrosano, chiuso da tre maglie arancioni, ma Ambrosano riesce a realizzare il suo undicesimo punto, diventa così il miglior realizzatore per Battipaglia. Intanto Mazza realizza un gran bel canestro, quarto punto per lui. Adesso anche gli altri giocatori del basket Vesuvio iniziano a far canestro. Pepe spara la tripla corta, il rimbalzo è di Veneziano. 8 da giocare in questo terzo quarto, 4-6 Battipaglia, 3-2 basket Vesuvio. Veneziano, 5 secondi, ancora Veneziano, sbaglia stavolta, il rimbalzo è di Carfora che serve Pepe, coach della Pietra chiede corsa in transizione, Altavilla per Volpe, servito nuovamente Ambrosano, arresto tiro cortissimo, Molisso riceve il pallone, però l'azione è quella giusta per Battipaglia. Ancora Ventresca, per un attimo ci pensa, poi penetra, tiro sbagliato, il pallone nelle mani di Ambrosano che serve Pepe. Battipaglia quando può deve spingere, e come in questo caso con la difesa di ospite che si sistema, deve giocare con intelligenza. Volpe nuovamente per Pepe, Ambrosano si gira per Altavilla, finta due volte, tre volte, servito Carfora, il tiro allo scadere sbagliato, rimbalzo di Veneziano. Mazza attacca Pepe, servito Perrella, la tripla del 77 e lunga, Carfora va al rimbalzo, serve Simone Pepe, 2-3 per la difesa del basket Vesuvio. Ancora Carfora, servito Volpe dal lato debole, la tripla sbagliata, rimbalzo però ancora di Carfora che serve Ambrosano che si gira a corto, si lotta, cade a terra Volpe, ma la palla è ancora per Carfora. Ambrosano, Pepe, Altavilla,
Grande assist di Attavilla per Ambrosano che sbaglia da sotto, ancora Volpe, la tripla di Pepe, un errore, Carfora troppo molle in questo caso, Molisso serve Veneziano che subisce il fallo di Carfora. Cinque occasioni in attacco per Battipaglia, non sfruttate. La panchina di Coach Barone chiede i tiri liberi. C'è time out in campo, time out Battipaglia. Rimessa in attacco per il Basket Vesuvio, 5.47 da giocare, 46-32, Mazzelli dice 5-2 per gli ospiti in questo momento. Entresca, serve Parrella che attacca, lo scarico fuori per la tripla sbagliata di Veneziano, Mazza va al rimbalzo, serve ancora Mazza, Molisso, gran palla schiacciata a terra per Veneziano, il tiro sbagliato, Molisso va al tiro, alla fine sbaglia Carfora, mette tutti d'accordo e serve Altavilla, un po' di confusione in campo, Altavilla non vede Volpe, decide di attaccare, alza la parabola, gran canestro di Francesco Altavilla, quinto punto per lei, ritorna a segnare Battipaglia, 48-32. Mazza, Parrella, abbiamo detto che prima che l'unico a non essere entrato era Samuele Volpe, invece c'era anche Luca Fabiano a non essere ancora entrato. 3 secondi, 2 secondi, Veneziano sbaglia il rimbalzo di Ambrosano, forse c'era fallo su Veneziano, ma è una mia impressione. Pepe, Volpe, c'è Altavilla, serve Ito, non ci pensa un attimo al tiro, ancora Volpe, la palla per Carfora, cercato Ambrosano, Carfora fuori ancora per Volpe, 5 secondi, Volpe realizza il suo 12° punto, 12 per lui, e con Ambrosano si stanno dividendo la palma dell'MVP di Battipaglia, perché Veneziano con 18 punti e ancora lui il leader. Parrella entra, si appoggia a canestro e realizza i suoi primi due punti, 50-34 il punteggio. Pepe, servito Carfora, palla persa da Battipaglia, due cambi nelle file di Battipaglia, escono Ambrosano e Pepe, entrano in campo Tiberio e Luca Fabiano, l'unico che non era entrato in campo fino ad ora, un giocatore di grande esperienza, il numero 3 di Battipaglia, la tripla realizzata da Ventresca, 7° punto per lui, altra palla recuperata da Mazza,
E qui Battipaglia non deve pensare che la partita sia finita. Meno 11 Altavilla per il malpalleggio, serve Tiberio, c'è nell'angolo Fabiano, non viene visto, riceve adesso il numero 3, spara la tripla, sbagliato, ma è sempre Carfora a toccare il pallone. Mazza la recupera, c'è il fallo probabilmente di Volpe, vediamo. Dobbiamo segnare i due punti a Mazza, quindi sono 6, 50-39 da più 17 a più 11, 3 minuti e 0-1 da giocare, si è spenta a Battipaglia, qui Tiberio, anzi più che Tiberio diciamo è un'ingenuità tra Mazza e Perrella. Basket Vesuvio stava rischiando di perdere palla, la recupera Volpe, si deve fermare perché Veneziano era a terra, anzi si ferma, poi lo stesso Veneziano a recuperare palla su Volpe, rimessa in attacco per Battipaglia. Carfora, Altavilla, 2-3 sempre per Basket Vesuvio, ancora Volpe nell'angolo per Tiberio, stanno rinunciando a un paio di tiri quelli di Battipaglia, poi Altavilla decide di rimettere le cose a posto realizzando la tripla del 53-39. Veneziano, era Stingano, scusa, Ventresca sbaglia, recupera stesso lui il pallone e adesso è Ventresca on fire per il Basket Vesuvio. Gli ultimi 8 punti portano la sua firma. Altavilla, Fabiano, ancora Fabiano, Carfora, 10 secondi per chiudere l'azione, dal nulla sbaglia Fabiano la tripla, Parrella recupera il pallone, serve Veneziano, palla quasi recuperata da Battipaglia, Altavilla gliela mette fuori. E la metamorfosi incredibile, una squadra che segna 21 punti in un quarto, la recupera Carfora, serve Fabiano, Tiberio supera la metà campo, ancora Carfora, servito Fabiano, Altavilla penetra, lo scarico arriva fino in fondo, il tiro però è sbagliato, Stingana Veneziano la recupera, c'è il fallo di Altavilla, è il terzo fallo di squadra per Battipaglia. Non si è visto, dovrebbe essere secondo o terzo anche per Altavilla, ma penso che sia secondo, se no Altavilla sarebbe già stato messo fuori. Tre falli di squadra per Battipaglia, 0 per Basket Vesuvio, Mazza, Perrella per la tripla e Veneziano su 21. Veneziano che per 8 minuti e 50 in questo quarto non aveva realizzato nemmeno un punto. Tiberio, palla persa, contropiede di Ventresca, sbagliato, Tiberio recupera il pallone, Carfora per Altavilla, la tripla di Altavilla, 56-44, nuovamente più 12, ma abbiamo adesso tutta un'altra partita. Ventresca, terza tripla di fila per lui, -6-47, meno 9.
Tiberio attacca Altavilla ancora con una finta, stavolta sbaglia la tripla Veneziano per Ventresca che sbaglia, finisce il terzo quarto 56-47. Il quarto viene stravinto 20-12 dalla squadra ospite. Ultimi 10 minuti di gioco di una partita che sul più 17 forse Battipaglia pensava fosse terminata e invece Piscinola, chiedo scusa, Basket Vesuvio è nuovamente a contatto, solo meno 9. Perrella mazza Veneziano, Stingone e Ventresca per il basket Vesuvio, Tiberio, Volpe, Pisapia, Altavilla e Barretta per Battipaglia, ancora Ventresca che sbaglia, Altavilla va al rimbalzo, Pisapia, adesso devono essere i giovani di Battipaglia a dare quella spinta in più. A coach della pietra, Tiberio, Altavilla, attacca, palla recuperata da Barretta, 6 secondi per la tripla di Volpe, che sbaglia, Barretta bravissimo a seguire con attenzione il rimbalzo, 58-47, palla subito dall'altro lato, Tiberio che non deve dormire, Ventresca attacca, sbaglia per... che si trova Altavilla davanti, palla persa, Tiberio, Barretta attaccato da Veneziano, grande palla di Barretta per Pisapia che si trova però di spalle, ancora Altavilla riceve, spara la tripla lunga, ancora Barretta prova a recuperare il pallone, lo recupera Veneziano che serve Parrella, c'è il fallo di Alessandro Pisapia. Primo fallo per lui, primo fallo di squadra per Battipaglia. Veneziano, pericolo pubblico numero uno. Volpe però lo riesce per un attimo a fermare. Ventresca riceve, attacca, arriva fino in fondo. Ventresca! E realizza! Altri due punti, Altavilla 5-8-4-9, 8-20 da giocare, Barretta per Tiberio, Tiberio serve Altavilla, rischia di perdere palla, 6 secondi, 5 secondi, Altavilla va fino in fondo, il tiro è sbagliato, Barretta per Tiberio che non tira, decide di attaccare, serve fuori Pisapia per la tripla corta, ancora il lesso di tutti, Barretta che sbaglia, Altavilla sbaglia, ancora Barretta al rimbalzo, quarto punto per lui, 60-49,
Barretta stesso stava per prendere, recupera ancora Tiberio, c'è fallo in attacco di Barretta. Secondo me, da quello che ho visto qua sopra, la palla, canestro non doveva essere convalidato perché Tiberio nel recuperare palla aveva pestato la linea bianca, non c'era forse il fallo di Barretta, c'era comunque palla persa. Ancora aumenta la fase difensiva, recupera Volpe, un altro pallone, 14 per lui, 6-2-4-9, Battipaglia riprova ad allungare, allungando la difesa, Pisapia sporca il pallone. Volpe rischiava di rubar palla nuovamente a Veneziano, che attacca fermato fallosamente da Francesco Altavilla. Saranno due liberi per il numero 20. Ritorna in campo Simone Pepe, esce Francesco Altavilla. ...22... dice Veneziano. ...23... Pisapia, Barretta, attacca per Pepe, viene sporcata la palla, finisce nelle mani di Volpe, che tira, palla persa. Entrato in campo anche Samuele Volpe, palla recuperata proprio da Pisapia. Pepe, gran palla per Volpe, che si trova chiuso, brutta palla servita a Barretta. 6-2-5-1, 6-45 da giocare. Ancora difesa allungata per Battipaglia, si chiudono le maglie bianche, Ventresca ha difficoltà nel prendere posizione, ancora per Volpe che attacca il canestro, grande assist di spalle di Alessandro Pisapia. 64-51, altra palla recuperata da Battipaglia, anzi no, la riperde Samuele Volpe. Out, basket Vesuvio. Samuele. Si ritorna in campo con il basket Vesuvio. Che rimetterà in attacco con Ventresca. La partita è ancora molto lunga. Riceve Molisso che attacca al finito. Lo scarico per Veneziano che va al tiro, sbaglia. Volpe al rimbalzo, è una corsa, serve, palla schiacciata a terra per Pisapia, quarto punto, grandissimo assist
di Samuele Volpe, difesa allungata, al finito la recupera, serve ancora Pepe, Pisapia, al finito, pensa un attimo al tiro, lo scarico per Pisapia, ancora per Samuele Volpe, e questo è il quintetto in campo in questo momento, all'infuori del numero 8 Pepe, quello che sta dando il là nuovamente a Battipaglia nello allungarsi, è tutto un quintetto, un quartetto, quattro quinti del quintetto, è under 19. Samuele Volpi ai liberi, realizza il primo, corto il secondo, Ventresca recupera il rimbalzo, fa correre Mazza, bravissimo però Pepe a recuperare, a sporcare il pallone, la recupera definitivamente Simone, Samuele Volpe, al finito serve Pepe, più 16 Battipaglia, Pisapia ancora per Volpe, cercato e trovato Barretta, e ancora una gran giocata di Emilio Barretta, sesto punto per lui, ancora veneziano corre, ma è ancora un grandissimo Samuele Volpe a sporcargli il pallone, più 18, massimo vantaggio per Battipaglia a 5-0-9 dalla fine, veneziano tira corto, la palla però finisce nelle mani di Lella, errore Molisso, canestro, quarto punto per Molisso. Al finito fuori per Pisapia, la palla arriva a Volpe, anzi a Pepe, lo scarico adesso riceve Samuele Volpe che non tira, 5 secondi ancora per al finito, il tiro sbagliato allo scadere, errore, palla persa da Battipaglia, il tiro di al finito non prende nemmeno il ferro, attenzione perché si fa male Samuele Volpe, ha messo male il piede, sta per entrare Gorga, è un peccato se in questo momento il giovane Samuele Volpe deve lasciare il campo per un infortunio alla caviglia. Vediamo se riesce ad alzarsi il numero 00 di Battipaglia. 6-9-5-3 il punteggio, 4-32 da giocare. Viene curato dal doc Maurizio Longobardi. È entrato Gorga in campo. Ancora difesa allungata per Battipaglia. Lella arriva in penetrazione. Cortissimo il tiro, rimbalzone di Francesco Gorga. Pepe deve uscire in braccio ad Ambrosano e al fratello Nicco Volpe. Viene fatto accomodare in panchina. La grande giocata di Pepe, la tripla cortissima di Barretta, la recupera ancora uno straordinario Alessandro Pisapia. Gorga penetra, il tiro è sbagliato, il rimbalzo è preda di Lella. Ventresca Mazza, attaccato da Barretta, subisce il fallo, è il quarto fallo di squadra per Battipaglia, è il secondo per Emilio Barretta. 69-53, 3:36 da giocare, servito Molisso che non si accorge che è solo sotto il canestro, Mazza attacca, lo scarico per Molisso, 3 secondi, 2 secondi ancora per veneziano, corto, la palla nelle mani di Pisapia e poi Barretta non palleggia, commette infrazione di passi, si arrabbia coach della Pietra,
per questa ingenuità di volo di Barretta. Esce, cioè pronto a rientrare Tiberio, mazza la tripla corta, la palla finisce nelle mani di Simone Pepe che ci ragiona un attimo, ferma il palleggio, serve Gorga, restituita la palla a Pepe, attacca Ventresca, si ferma, si abbassa al finito, grande palla per Barretta che sbaglia, il rimbalzo è di Pepe, c'è il fallo su Pepe. Time out, Basket Vesuvio, 2.52 da giocare, 69-53 per i padroni di casa. Si riprenderà con la rimessa da fondo campo per Battipaglia con Tiberio, riceve Pisapia, chiama a sé nuovamente Claudio Tiberio, al finito attacca, lo scarico per Barretta, spara la tripla sbagliata e c'è il fallo di Lella su Gorga. Quarto fallo, il numero 7 del Basket Vesuvio, riceve nuovamente Pisapia per Tiberio, ancora Pisapia, 1-3-1 anche per il Basket Vesuvio, Gorga per Tiberio che spara la tripla, sbagliata la palla, finisce ancora nelle mani di Barretta, un secondo tiro allo scadere, corto il pallone, finisce nelle mani del numero 68 Mazza, corre ancora il Basket Vesuvio, Molisso, palla fuori per Ventresca, cercato ancora Molisso per la tripla di Mazza che sbaglia, il rimbalzo è di Claudio Tiberio, tentativo di assist per Pisapia, viene intercettato da Molisso che rimane a terra, esce Mazza intanto, attenzione, rimane a terra anche Molisso, entra Riccardi in campo. Speriamo non sia nulla di grave. Si rialza il 13 in maglia bianca-arancio, chiede il cambio. Anzi no, rimane in campo, 2.05 da giocare, 17 secondi per l'attacco di Battipaglia. Barretta poteva tirare, decide di giocarla su al finito, che rischia di perdere ingenuamente il pallone tenendo il pallone è troppo tempo fermo. Coach della Pietra chiede ad Alfinito infatti di non rimanere fermo col pallone, di giocarlo e di aprirlo immediatamente. Nuovamente Barretta attaccato da Ventresca, attacca lo scarico per Gorga che non tira, attacca il canestro, viene stoppato, lo stesso 19 rischia di recuperare il pallone, c'è il fallo di Gorga, due liberi in arrivo dall'altro lato per Molisso. L'errore adesso è di fermare il tempo. Realizza Molisso, la curiosità
di Ambrosano non è proprio entrato in questo ultimo quarto. 2 su 2 di Molisso, del suo sesto punto. Barretta attacca, si ferma Pisapia, ancora riceve il numero 1 da Tiberio, attacca il canestro, alza la parabola, che gran canestro di Alessandro Pisapia, sesto punto per lui. Poi si lotta ancora, recuperata la palla dal finito che sbaglia da sotto Riccardi, servito veneziano troppo alto, anzi no, probabilmente è lo stesso Molisso. Crampi, deve entrare Ambrosano. ...71-55... a 1:20 da giocare. Sta per tornare in campo nuovamente Esposito, è veneziano che deve lasciare il campo. Chiude con 25 punti il numero 20, chiedo scusa, con 23 punti il numero 20 di Basket Vesuvio. MVP dell'intero incontro per Battipaglia, l'MVP è Nicola Volpe con i suoi 14 punti, ma Volpe soprattutto è stato spesso decisivo in queste tre gare casalinghe. E sarà, intanto c'è fallo in attacco di Alfinito, sarà proprio Nick Volpe ad essere intervistato a fine gara. La recupera ancora Gorga, che arriva fino in fondo, subisce il fallo, due liberi. Sbaglia Gorga il primo. Segna il secondo, quinto punto per lui. Ancora difesa allungata per Battipaglia, Riccardi serve Ventresca, sbaglia la tripla, il rimbalzo è di Riccardi, la palla ancora fuori per Ventresca, quindi Battipaglia vince la terza in casa. Canestro di Lella, quindi, e c'è fallo di Molisso su Gorga, non è antisportivo, giustamente, visto anche il punteggio, 72-57. Quindi Battipaglia vince la sua terza in casa. Terza in casa consecutiva. È un po' una Battipaglia a doppia faccia. Carro armato in casa, morbida in trasferta. 2 su 2 per Gorga, 7 punti per lui. Rimangono 47 secondi da giocare, ancora difesa allungata. Ventresca riesce a realizzare due punti fondamentali. È bello perché, nonostante il risultato sia arrivato, le due squadre continuano ad attaccare, continuano a giocare. Si cerca di far segnare al finito, che attacca il canestro, gli viene sporcato da Esposito e c'è il fallo dello stesso al finito. Due liberi. Diciamo che lo spirito è questo, anche se il risultato è stato ormai acquisito sul campo. Le squadre devono continuare a giocare, a difendere e ad attaccare. Realizza Lella,
i punti 5-6. Gorga per al finito che serve Tiberio. Ancora Tiberio decide di attaccare, giustamente perde palla, però la palla finisce nelle mani di Gorga. E Pisapia la tripla con la finta, sfortunato pallone ancora conquistato però da Ventresca, assist di spalle per il Esposito. Finisce qui Lomeps Afora, finisce qui quindi Lomeps, l'ortopedia Medical Tech Agrivit Nuova Città Battipaglia batte la Polisportiva Basket Vesuvio con il punteggio di 74-61. Sono 6 i punti di Samuele Volpe, 1 di Tiberio, 6 di Alessandro Pisapia, 0 di Fabiano, 4 di Pepe, 14 di Volpe, 11 di Ambrosano, 7 per Gorga, 8 per Carfora, 11 per Altavilla, 6 per Barretta, 0 per Alfinito. Dall'altro lato 16 per Ventresca, sono 6 per Lella, Esposito 0, 6 per Molisso, Rinaldi 0, 23 per Veneziano, Addeo non entrato, Pirone non entrato, 2 di Riccardi, 6 di Mazza, 2 di Perrella e 0 di Stingone. Ricordiamo il risultato finale, vince Battipaglia 74-61. Ed è tutto dalla Palazzaoli, come sempre chi vi ha narrato l'incontro è Giovanni Salerno. Alle prossime partite in casa della Omeps Battipaglia di Serie 1, dell'Omeps l'ortopedia Medical Tech Agrivit Nuova Città Battipaglia e della Agropoli Festum di Serie B.